Ed eccoci ancora, cari amici, dentro questo capitolo 18 del Vangelo secondo Luca, che ha in un certo senso ha come chiuso il percorso sulla fede e ha aperto il percorso sulla preghiera. Ora Gesù ci presenta un'altra parabola. Questa volta in scena non c'è un uomo e una donna, dunque un giudice iniquo e una vedova, ma due uomini. La scena si svolge presso il Tempio di Gerusalemme. C'è questo Tempio, due uomini si recano al Tempio, uno è fariseo, l'altro pubblicano. Fariseo, i kasdim in ebraico, erano i pii, i devoti, cioè quelli che non solo conoscevano la Torah, cioè la legge ebraica, non solo conoscevano le scritture, ma erano dottori nelle scritture, esperti. Era un po' la categoria degli intellettuali e degli aristocratici della società ebraica. Il pubblicano, invece, è un ebreo al servizio del potere romano. È un pubblico ufficiale dell'impero romano e questi pubblici ufficiali erano come ebrei rinnegati perché approfittavano della loro funzione per arricchirsi alle spalle della gente, quindi dei loro stessi concittadini. Ebbene, un uomo devoto, conoscitore della Torah, quindi rappresentante dell'aristocrazia ebraica, va al Tempio e sta in piedi, quindi non si inginocchia, non si inchina e comincia la sua preghiera in modo corretto. O Dio, ti ringrazio. Ma poi distoglie subito il suo sguardo da Dio. Si mette a confronto con quel pubblicano. Lui dice: non sono come gli altri. Cioè io osservo la legge, faccio l'elemosina, pago la decima e non sono neanche come questo pubblicano. Quest'uomo intanto è pieno di orgoglio, è pieno di sé, non ha neanche, come dire, l'accortezza di inginocchiarsi dinanzi a Dio. Ma sta in piedi con questo suo atteggiamento arrogante. Poi non prega, non chiede nulla a Dio, non gli chiede perdono, perché lui proprio è come un santo, non ha alcun peccato per cui chiedere perdono. Non gli chiede misericordia, non chiede grazia a Dio, ma neanche lo ringrazia per i doni che Dio gli ha dato. Semplicemente presenta il conto a Dio, come a dire: tu Dio sei in debito con me perché io sono migliore degli altri. Faccio il mio dovere rispetto a questi altri e rispetto al pubblicano, io sono davvero un uomo perfetto. Questo è il fariseo. Vediamo cosa fa il pubblicano. Intanto si inginocchia, quindi ha un atteggiamento umile, dimesso. Poi non osa alzare lo sguardo verso il cielo. È come ripiegato e proteso verso Dio. Ha la coscienza di non essere degno di guardare il cielo.
E difatti dice: Signore, abbi pietà di me perché sono peccatore. Lo chiama Signore, Kyrie, che sarebbe quell'Adonai, quel Yahweh, che non si dice Yahweh, ma il nome che Dio ha rivelato a Mosè, lo chiama col suo nome proprio. E poi dice a Dio: chinati, chinati con tenerezza e fammi l'elemosina del tuo perdono, perché io sono uno che vive lontano da te. Il pubblicano presenta la sua carta d'identità, che è la carta d'identità di ogni uomo, di ogni donna. Il pubblicano dice: Kyrie, Kyrie, eleison me, oti ego eimi o amartolos. Fammi grazia, fammi misericordia, chinati con tenerezza, chinati tu, io non posso alzarmi perché sono peccatore. Questa stessa espressione nel capitolo 5 l'ha usata Pietro quando assiste, diventa protagonista di quella pesca miracolosa, inginocchiato ai piedi di Gesù, si lascia attirare da Gesù e cambia vita. Quindi questo pubblicano è disposto a cambiare vita, ma sa che da solo non ce la può fare. Ha bisogno di questo inchino di tenerezza di Dio. E Gesù alla fine della parabola dice: il fariseo se ne andò a casa sua così come era entrato nel tempio. Nulla in lui è cambiato e non è stato neanche santificato. Il pubblicano invece era entrato da peccatore e uscito santificato. Che ciascuno di noi allora possa davvero attrezzarsi di questa carta d'identità: sono peccatore. Se non abbiamo coscienza di essere peccatori, cioè di vivere lontano rispetto a quello che Gesù ci chiede nel Vangelo, noi non entreremo mai nel regno di Dio, non saremo mai iscritti nel libro della vita. Sono peccatori. Questo ci garantisce il coraggio di non giudicare nessuno, di non criticare nessuno, di non mormorare nessuno, di non puntare il dito contro nessuno, perché ognuno è migliore di me. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.